Un cordiale saluto a tutti voi e bentrovati a questa nuova puntata di Caffè al Volo. Oggi parleremo di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, sono i nostri ragazzi, i nostri giovani, le loro emozioni, la scuola che sta volgendo a termine. E lo faremo con un'esperta, la dottoressa Diana Biscaini, pedagogista, che risponderà ovviamente alle nostre domande. Dottoressa Biscaini, grazie per essere qui con noi, le do un calorosissimo benvenuto. Però prima di addentrarci a quelle che sono le emozioni, i nostri ragazzi, i loro comportamenti, vorrei inquadrare chi è il pedagogista, la figura del pedagogista e di cosa si occupa. Ok, grazie a voi per questa bella iniziativa che è sicuramente utile e stimolante. Allora, il pedagogista innanzitutto è uno specialista. Per essere proprio sintetici, possiamo dire che è un esperto dei processi di apprendimento educativi e di formazione. Per essere un esperto deve essere in grado di aiutare le persone che si trovano in queste condizioni, cioè o che si stanno formando, che stanno apprendendo o appunto che stanno comunque evolvendo e crescendo. E questo lo fa attraverso percorsi creati da lui, ideati, ma anche passando per quella che è l'analisi e chiaramente l'ascolto, la valutazione delle problematiche delle persone. Non che le persone debbano avere problematiche, ma ogni essere umano nel momento in cui si trova in una condizione di apprendimento, si trova in una condizione di trasformazione e il pedagogista lo aiuta a ottenere il massimo del risultato con il minimo di sforzo. Perché serve il pedagogista, lo specialista? Ecco, di che si occupa nello specifico? Perché si occupa proprio anche di aiutare diciamo, le persone in tutta la fase della loro vita, perché noi apprendiamo in tutti i momenti della nostra vita. In cui le persone che appunto si trovano in una condizione d'apprendimento, ma nello stesso momento hanno un qualche disagio, qualche impedimento, qualche ostacolo, ma non è un ostacolo così esagerato che con un piccolo aiuto non possa essere risolto dalla persona stessa. Quindi il pedagogista aiuta a capire quali sono le strategie più opportune che quella persona deve imparare per risolvere da solo i propri problemi. Quindi, spesso le difficoltà che incontrano le persone che stanno imparando possono essere semplicemente poca stima di sé, un po' di Ecco, ansia. infatti lei ha lavorato per lunghissimo tempo alla neuropsichiatria infantile del nosocomio Aquilano, proprio come pedagogista, Sì, con quindi la mente ci lavoro ancora, ancora. infatti è ancora in pienissima attività, sono molti giovani che ancora si rivolgono a lei proprio per chiederle dei consigli. Ha conosciuto migliaia di giovani. Sì. Ecco, quali sono i problemi che lei ha rilevato maggiormente nel corso della sua lunga attività? Allora, non mi piace tanto parlare di problemi quanto di piccoli disagi, piccole difficoltà. I Inquietudini. problemi sono più dei genitori o delle insegnanti. Perché spesso mi capita, no? Quando un genitore veniva, perché come ti ho detto, ho lavorato alla neuropsichiatria infantile fino a novembre, però insomma, fino a che ci ho lavorato, ho sempre fatto valutazioni pedagogiche, percorsi di strategie emotive, di apprendimento, di ABC delle emozioni oppure di mediazione relazionale. E venivano i ragazzi col genitore e chiedevo perché sei qui? La prima risposta del ragazzo era: mi ci ha portato mia madre. Quindi, prima riflessione. Quando un ragazzo viene valutato da qualcuno, è importante che ha capito bene quello che sta facendo, perché dire vado, andiamo dalla dottoressa, si sente un po' trascinato, a Quindi è volte il caso che lo sorpreso. stesso ragazzo dica ho bisogno di un Sì, aiuto? sì, sì. E poi gli spiegavo. Io sono pedagogista. Che cos'è? Sai chi è cos'è una pedagogista? No, mai sentita. Prova a pensarci, che può fare la pedagogista? Pedagogista, quelli piccoli dicevano, magari è una che si occupa dei piedi, poi diceva, vabbè, sicuramente lavori con le insegnanti, insomma, comunque, intanto no? E poi gli spiegavo, sono una che aiuta chi sta imparando dall'asilo nido all'università a
a farlo nel migliore dei modi e nello stesso tempo a farlo in salute. Quindi in che cosa vorresti essere aiutato? Perché c'hai l'ansia, perché ti senti poco sicuro di te, perché non hai fiducia in te stesso, perché c'è poca memoria, perché c'è poca attenzione. Ecco, a questo punto loro diventavano più aperti, e a qualcuno mi chiedeva: non c'ho l'autostima, non c'ho amici, non mi sento sicuro, oppure pochi lo riconoscono, ma purtroppo molti lo hanno, il problema dell'attenzione. Pochi ragazzi lo riconoscono, ma ecco, prima mi chiedevi: ma qual è il problema più diffuso? Il disturbo d'attenzione. Sembra una cosa, dice, ma come il disturbo d'attenzione? Il disturbo d'attenzione è legato a tanti altri aspetti, no? Alla capacità di aspettare, alla capacità di credere comunque in se stessi, al fatto che comunque noi possiamo farcela. Quindi va ad intaccare diversi aspetti, tanti aspetti dell'emotività della sfera umana. Chiaramente dopo il terremoto e pandemia, diciamo che c'è stata una grande sofferenza anche proprio emotiva, dovuta anche proprio a io sono triste, ecco. Problematiche, al Covid, diciamo, ci arriviamo, però prima le voglio leggere. Dicevo, rispetto alle problematiche sono cambiate anche nel tempo, ecco. Giustamente, se cambiano i tempi cambiano anche i nostri ragazzi, insomma dovrebbe essere così. Voglio leggerle una frase che sembra essere stata scritta insomma in questi giorni, ma in realtà è stata scritta da Socrate nel 470 avanti Cristo, e Socrate scriveva: la nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità e non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini oggi sono dei tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori, in una parola sono cattivi. Sono degli stereotipi o effettivamente i nostri ragazzi sono davvero senza più ideali, senza valori, sono viziosi e sono oziosi? Purtroppo è vero, questa frase di Socrate può essere stata una frase che ogni epoca, protagonista in ogni epoca questa frase. E da sempre le nuove generazioni vengono attaccate e criticate da quelle precedenti. E è vero che amiamo definire la generazione che sta per sostituirci, quindi come essere umano, no? Come incapaci, narcise, incapaci di essere autonomi, quindi i famosi Peter Pan, i bamboccioni, cioè gli abbiamo dato proprio dei titoli famosi, no? Che forse talvolta non meritano, però. Che a volte non meritano, come non meritano, ecco, l'incapacità di reagire all'emozione i ragazzi della generazione cosiddetta Z, perché poi nel tempo i sociologi, cioè, le hanno proprio classificate queste varie generazioni, che ogni generazione è stata colta in flagrante per un peccato, no? Che chi era troppo sfaticato, chi era troppo pigro, chi era troppo indolente, ma chi troppo incapace di ascoltare, demotivato, insomma. Ogni generazione ha un comportamento e queste provocazioni fanno sempre pensare al concetto di sono tutti così, perché io ne conosco uno o due, è possibile che sia così. Sta di fatto che non sono degli assiomi, no? Le nostre affermazioni non possono essere così in assoluto, proprio perché è uno stereotipo, e lo stereotipo è un pensiero, non è un dato di fatto. E quello che è importante
è che spesso poi noi li temiamo queste problematiche, no? Quindi i genitori dicono, oddio, sono dolenti, da un genitore che si lamenta, quali possono essere diciamo, le lenti di osservazione, no? Appunto la neuropsichiatria infantile, perché vengono un certo tipo di popolazione e noi notiamo che si stanno ammalando tanto, ma se vengono da noi è perché non stanno bene, quindi abbiamo solo una fetta di popolazione, oppure la scuola, oppure la parrocchia, cioè ci sono dei punti di riferimento per guardare questi giovani che comunque rimangono parziali, rimangono punti di vista e in qualche modo condizionano poi i giovani stessi, che si sentono non ascoltati, non capiti, a volte ci si accomodano su queste definizioni. Però spesso si sente anche dire è colpa dei genitori, che sono troppo protettivi, che entrano troppo nell'ambiente scolastico. Lo stesso Galimberti è stato durissimo, ha fatto un duro monito ai genitori dicendo fuori i genitori dalla scuola, la scuola deve fare scuola, i genitori devono fare i genitori. Lei cosa ne pensa? Allora, innanzitutto Galimberti ha detto anche fuori i pedagogisti da tutto. Questo non è che glielo perdono tanto, perché lui ha bisogno di fare provocazioni, perché ha una bella mente e deve attirare l'attenzione di tutti. L'ultima volta che ho ascoltato Galimberti in presenza, stavo a un festival letterario e c'era una grande arena e lui parte e comincia a parlare, e mentre parla cammina, no? E comincia a dire, allora, voi siete tutti cristiani. Ma veramente io mi sono fatta atea, veramente io sono diventata zen, cioè, no, voi non avete capito, voi per come siete, il posto dove siete nati, voi siete tutti cristiani e ve lo dimostro. Quindi mette in crisi anche l'identità della persona, però in effetti ci ha fatto fermare un momento, ci ha dato un cibo di cultura vera, profonda, su cui è difficile poi attaccare. Ha stimolato un po' lo spirito critico. Esatto, anche. E lo stesso vale per i genitori. È vero che ci sono dei genitori che entrano nella scuola non perché credono nella collaborazione della scuola, e purtroppo è vero anche il fatto che aumentano sempre, perché sta diventando proprio un'abitudine, no? In realtà poi questi genitori vanno perché vogliono che i figli siano promossi, vogliono che i figli, cioè, si ascoltano solo i figli. Ho fatto un piccolo intervento proprio a Rocca di Mezzo sulla comunicazione scuola-famiglia quest'anno, all'inizio dell'anno scolastico, e sono partita con una vignetta che avevo trovato su internet, che va molto di moda. E c'era un confronto tra l'immagine di comunicazione scuola-famiglia di un po' di anni fa, non molti, tipo 10 anni fa, praticamente c'è il genitore e l'insegnante che indicano il bambino e dicono tu sei colpevole, e quindi schierati con il bambino così. Adesso, c'era negli anni, in questi ultimi anni, la vignetta è cambiata. Ci sono i bambini e i genitori che indicano l'insegnante, quindi l'insegnante perde autorevolezza, perde magnetismo, cioè invece l'insegnante deve avere un potere magnetico per i ragazzi, non deve si essere deve sedurre con la cultura, deve piacere, e non dipende solo da lei o da lui se è maschio, ma dipende anche dal mondo della scuola, dal mondo della famiglia, perché sono le istituzioni educative, non si possono disgiungere, non si può dire la scuola è una cosa, la famiglia è un'altra. Per avere i decreti delegati, per avere la partecipazione delle famiglie, sono state fatte tante battaglie democratiche, perché la partecipazione è un potere enorme della democrazia. Quindi io penso che no fuori genitori della scuola, ma educhiamo i genitori
a fare di nuovo squadra con la scuola. Anche perché se genitori e scuola lavorano in tandem, gli obiettivi sono comuni e si raggiungono più facilmente. Sì, e ci sono le strategie. Bisogna educarsi, bisogna usare la pedagogia. Ecco, la pedagogia. Il valore della pedagogia nella scuola, scusa, è molto importante perché. Per esempio, no? Il vero pedagogista sta negli asili nido, sta nelle scuole dell'infanzia, sta nelle ludoteche, nelle biblioteche, che fa? Cerca di capire quelle strategie che mancano, perché l'insegnante è un bravo insegnante. I genitori non è che noi li vogliamo criticare o attaccare, ma dobbiamo trovare delle strategie che siano comunicative, ma anche dei laboratori, delle piccole iniziative che fanno una differenza. Il mondo pedagogico, il mondo proprio educativo è cambiato perché il pedagogista è riuscito a far cambiare punto di vista. Prima il bambino era un contenitore che si doveva riempire. Il pedagogista, lavorando con fatica, con impegno proprio ha fatto cambiare punto di vista non solo alle insegnanti, alle educatrici, ma anche ai genitori, facendolo diventare protagonista, capace di costruire il proprio sapere, potente. Se io cambio questa idea, se io penso, oddio poverino, non sa niente, non lo riempio, se io penso, c'ha potere, è capace di scegliere, io quindi cambio atteggiamento. Insegnare a pensare, esatto, è il più grande regalo che possiamo fare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi. Insegnare anche a capire il punto di vista che mi fa fare un cambiamento rivoluzionario nella scuola. Quindi anche nel rapporto scuola-famiglia, invece di buttare tutto a mare, troviamo quel punto di vista, quel piccolo elemento, diciamo, strategico che aiuti le persone a collaborare, a relazionarsi, a diventare vincenti come educatori, perché sia gli insegnanti che i genitori rimangono educatori. Ecco, un'altra polemica che si innesca spesso, compiti sì, compiti no, sono troppi compiti, i figli non hanno spazi per poter stare con la famiglia e per poter praticare delle attività, lei cosa ne pensa? Io sorrido perché, avendo una certa età, ho fatto esperienza un po' di tutto. Una volta mi hanno chiamato a fare proprio un laboratorio su come si fanno i compiti a casa. I genitori, interessantissimi, venivano tutti con blocchetto e penna, diciamo, finalmente scopro come devo far fare i compiti. Perché i genitori, ancora una volta, si sostituiscono un po'. Non è che si sostituiscono, poi sentono il peso, no, delle cose. A casa a volte sì, troppo, però di fatto se un bambino ha un compito a casa, il genitore non è libero. E quindi il discorso dei compiti, soprattutto per esempio quando si parla di scuola, a volte si sceglie di portare i bambini alla scuola a tempo pieno, proprio perché così non fanno i compiti a casa, no? E poi glieli danno il venerdì, il sabato e la domenica, rovinandogli pure il fine settimana. Allora, ritornando a sì o no, anche in questo caso, no, non esiste un sì e un no che possa essere giusto o sbagliato. Innanzitutto io educherei i ragazzi alla cultura. Io non sono per le nozioni, per cui fare compiti a casa significa proprio, allora hai capito sto concetto, lavoriamo su sta nozione, impara, studia, memoria, eccetera. No, io a casa gli farei leggere un sacco di libri, perché la lettura, ma belli, appassionanti, ci sono dei bei libri, per esempio, che cambiano anche le persone che non sanno. Io, per esempio, ho fatto un percorso, diciamo, pedagogico con una ragazza leggendo insieme un libro. Lei odiava leggere, l'abbiamo letto insieme. Com'è che gli è piaciuto? Com'è che poi a casa ha continuato a leggere? Ma ora sono sempre meno affascinati dai libri perché hanno i cellulari, quindi questi dispositivi elettronici che hanno invaso e pervaso la vita delle famiglie. Ecco, quali sono i campanelli di allarme del passaggio tra l'uso e l'abuso del cellulare e quali consigli può dare ad un genitore proprio per reindirizzare il proprio figlio?
Allora, io non sono per la demonizzazione, perché i cellulari sono potenti da un punto di vista di strategie, di risorse, eccetera. Anche semplicemente per chiedere aiuto quando serve, no? Sono molto più veloci di altre risorse. Però è vero che esiste proprio una patologia dell'abuso da cellulare. Sono stati fatti degli studi, delle ricerche. E quindi questa patologia da che cosa viene? Viene dal fatto che il cellulare ci dà piacere. Il piacere sta nel fatto che se io guardo le notizie, oppure su WhatsApp mi scrivono che ho piacere di vederti, che sei vestita bene oggi, eccetera, io provo piacere, quindi attivo i cosiddetti enzimi del piacere dentro di me, e quindi sono portata a farlo ancora, a farlo ancora, a farlo ancora. E questo diventa poi una dipendenza. Questa dipendenza, che all'inizio nasce come fonte di piacere, poi diventa il problema, perché mi isola dagli altri, perché preferisco stare sempre, minimizza il problema, perché riesco a risolvere tutto con il cellulare. Infatti non è insolita la situazione in cui, ecco, magari in un ingresso a scuola, io invito chiunque ad assistere all'ingresso a scuola, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado, dove i ragazzi sono con le cuffiette, il cappuccio della felpa, sì, sì. Sono praticamente isolati, camminano tutti insieme, ma camminano tutti individualmente, senza magari, ecco, sono pochi quelli che continuano a scambiarsi commenti, riflessioni, sono assuefatti un po' da questi cellulari, anche dai videogiochi. Lei cosa ne pensa dei videogiochi? Allora, anche i videogiochi, no? Alcuni sono pensati proprio per stimolare la mente. Però se ti isolano non è sufficiente, cioè una risorsa diventa il problema. La cosa che è stata dimostrata, per esempio anche per i cellulari, no? Che c'è una quantità di tempo che si può quantificare, che noi possiamo, utilizziamo proprio sprecandolo per andare continuamente a controllare il cellulare. E questa quantità di tempo pare che corrisponda tipo al 30% del tempo che noi stiamo sul cellulare. Allora, se noi cominciamo a proporre ai nostri figli a ridurre del 30%, non è tantissimo, comunque li dobbiamo far diventare consapevoli. E anche per i videogiochi, la prima cosa che io, una delle parole ombrello della pedagogia è proprio consapevolezza. La consapevolezza è una parola chiave sia per il rapporto con noi stessi, sia per gli insegnanti. I ragazzi che hanno nella classe, no? Quando loro si pongono il problema di dire ma chi sono, cosa vogliono, stanno chiedendosi come posso entrare in relazione con loro. E qui interviene un'altra parola chiave, pedagogicamente parlando, fiducia. Se io riesco a conquistarmi la fiducia dei ragazzi, sicuramente posso aiutarli molto di più che se cerco solo di farli diventare bravi. Però un meccanismo che si innesca, per esempio in quello dei videogiochi di gruppo, i ragazzi spesso riuniscono il pomeriggio per giocare. Non giocare a quel videogioco e quindi non partecipare a quelle sessioni pomeridiane significa in qualche modo essere isolati dal gruppo. Essere esclusi da quella dinamica, che è una dinamica per loro reale. Comunicazione, ma non è reale. Non è reale, però questo poi porta all'isolamento, esatto. E quindi porta a sofferenza, sì. Porta magari infatti anche a forme di bullismo. Tutte le problematiche che a volte i genitori ci portano alla neuropsichiatria infantile, oppure dove insomma anche semplicemente
quando vengono a scuola a parlare, no? E praticamente il problema è non riesco, cioè se io gli impedisco di fare giocare oppure di partecipare, praticamente me lo faccio nemico, diventa aggressivo, perché per lui diventa un sopruso, in quanto è come se non gli permettessero di essere se stesso. Quindi il problema va preso e non va analizzato sì, a fondo, va studiato, va capito, va gestito. Come al solito non basta dire semplicemente no, non lo fai. Perché... Però in questo caso un genitore che riscontra questo problema, che cosa deve fare? Come deve gestire queste situazioni? Allora, la rabbia va gestita sempre non facendosi, non imitandola, cioè nel senso, se rimango calma smonto la rabbia di mio figlio. E il discorso relativo invece a come gestire cambia dalla personalità del figlio, da quanto autorevole sono come genitore, dalle regole che magari... dalle regole che riesco a far mantenere, perché le regole devono essere poche, ma quelle poche io le devo saper far mantenere, altrimenti è meglio non metterle. Quindi poche regole, ma chiare e precise. Altrimenti, questo si dice sempre, no? Però, allora, le regole sono proprio un fulcro nel potere dei genitori. Infatti uno dei laboratori che faccio sempre, quando faccio i percorsi per genitori, al primo posto c'è sempre regole e capricci. Regola che però poi il genitore deve far rispettare. Ecco, la regola non è legata alla punizione. La regola è qualcosa che io stabilisco prima, concordo, medio con te. No, se, io so che se non mi fermo al semaforo, so per certo che ci sono delle conseguenze. Uno, che posso fare l'incidente, e due, che ricevo una multa. Il ragazzo deve avere queste informazioni, cioè a sua volta deve essere certo che se non rispetta le regole, uno, ci sono delle conseguenze, e queste conseguenze lui le deve gestire, le deve saper affrontare. E la cosa importante che spiego sempre ai genitori è che le regole non possono, le punizioni non devono essere postume, cioè se tu hai sbagliato io non ti posso dire vabbè sta cosa a me non mi piace, non ti punisco. Se non l'ho stabilito a monte quali sono le conseguenze a priori, tu non lo devi fare, perché altrimenti diventa un rapporto conflittuale tra te e tuo figlio. Diventa un po', diciamo, difficile, no? Entriamo sì, perché le cose da dire sono tante, è difficile poi riuscire a dare delle piccole indicazioni, però ricordarsi che quali sono i valori che io voglio trasmettere a mio figlio, lo devo concordare con l'altro genitore, con la famiglia, e stabilire i nostri valori, i nostri principi a cui non possiamo derogare. Su quelli stabilire le regole devono essere solo legate a rischi di salute e comportamenti diciamo nocivi per gli altri, e più i miei principi fondamentali. Stabilire queste regole, questo mi aiuta a essere autorevole. Che poi la più alta forma di educazione, a mio avviso, è l'esempio. Quindi se un bambino, un ragazzo ha un esempio strutturato in famiglia, è ovvio che tenderà a seguire e ad emulare. Siccome il tempo è tiranno, dottoressa Biscaini, ci avviamo alla fine dell'anno scolastico, quindi agli esami della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado, quindi l'esame di Stato, ragazzi che devono recuperare, ahimè, le insufficienze. Quali sono i consigli che lei può dare affinché questi ragazzi aumentino la loro efficienza nello studio, nel metodo di lavoro, soprattutto in questa parte di anno in cui, soprattutto chi ha studiato, è stanco e quindi non vede l'ora che finisca la scuola? Ok. Questo è il mio pezzo forte. Ho fatto tanti laboratori proprio di metodo di studio, però devo dire che c'è un però, c'è un no. Il fatto che arrivare alla fine dell'anno e
pensare che in 448 imparo delle tecniche, delle strategie per migliorare tutto, è difficile, perché sicuramente una cosa che aiuta è avere un buon metodo di studio, ma il buon metodo di studio non si impara, perché bisogna proprio addestrarsi a migliorare la velocità di lettura, migliorare le capacità mnemoniche, migliorare la capacità di elaborazione, migliorare la capacità di esposizione. Quindi quando io studio, io ho questi quattro rami di un albero che è l'apprendimento. E questi quattro rami io li posso migliorare semplicemente con delle strategie. Quindi per quanto riguarda la capacità, per esempio, di attenzione, un buon suggerimento, proprio perché non c'è tempo di migliorare la velocità di lettura, cioè che cosa hanno messo a punto degli studi in questo settore? Che i ragazzi che studiano normalmente hanno una velocità di lettura di tipo 250 parole al minuto, normalmente. Però non siamo tutti uguali, quindi per esempio la persona che ha un po' di rischio di dislessia, cioè sicura, oppure astigmatico semplicemente, sicuramente è molto più lento. E invece la persona un po' più veloce, più allenata, eccetera, a leggere, è più veloce. Questa velocità di lettura è data dai punti di fissità, cioè se io sono un buon lettore riesco a dividere la pagina in tre punti di fissità e riesco quindi a leggere con un solo colpo d'occhio un terzo della pagina, un altro terzo, e così velocemente riesco a mettere a posto la mia pagina che devo leggere. Ora, se io mi alleno a migliorare i punti di fissità, sicuramente divento più veloce. Perché è importante migliorare la velocità di lettura? Perché paradossalmente non è che se io leggo più lentamente capisco di più. In realtà il cervello è molto più veloce di quanto riesce a seguire la lettura e quindi si annoia e si distrae. Quindi più leggo veloce, più il cervello non si annoia, più non si distrae. Quindi velocità di lettura è importante. Siccome il tempo per addestrarsi non c'è, cosa consiglio? Consiglio di fare una prelettura. La prelettura è: mi guardo l'indice, mi leggo i capitoli, il titolo, cerco di capire, perché in genere c'è una legge sempre dell'economia che è stata riportata però anche nel metodo di studio, che l'80% delle informazioni sta nel 30%. Alla Pareto. Sta nel 30% degli argomenti, che in genere sta o all'inizio o alla fine. Quindi consiglio di leggere sempre i primi 3-4 righi per vedere di che parla quel paragrafo, di farsi un'idea. Anche se poi magari non è così, però io mi sono cominciata a fare un'idea di quel libro, di quel capitolo, diciamo, e poi regolarmente, cominciando a leggere, sicuramente sarò più veloce. Mi sembra poco, cioè riprendere questa conversazione, perché ora purtroppo, ahinoi, il tempo a nostra disposizione. Se posso, le tecniche di memoria, veloce, la mente ricorda solo le cose stravaganti. Quindi se io riesco ad attivare le mie emozioni associando le cose che devo imparare con delle immagini esagerate, emotivamente coinvolgenti, sicuramente ricordo di più. Si ricorda di più. Fare delle associazioni mentali. E terza regola, ovviamente, mettere il telefonino in modalità aereo. Questo insomma lo aggiungo io. Dottoressa Biscaini, è stato davvero un piacere enorme averla ospite a Caffè al Volo. Mi è riprometto stata una gioia anche per me. Di riprendere questi argomenti. Saluto il pubblico a casa, ringrazio Stefano Iannucci in regia. Arrivederci alla prossima puntata.